È un'opera dal valore inestimabile, l'Isippo. L'atleta vittorioso, di proprietà del Getty Museum di Malibu, ritrovato a largo delle coste italiane, davanti a Fano, nel 1964. La statua bronzea è stata acquistata nel 1977 dal Museo Californiano per 3.950 milioni di dollari. Il professore Alberto Berardi, che con l'associazione Le 100 Città e la richiesta di confisca presentata nel 2007 dall'avvocato fanese Tullio Tonnini aveva dato il via alla procedura giudiziaria, da molti anni si batte per il suo rientro in Italia e tanti sono stati i processi perpetrati. Nel 2010 il GIP ha disposto il sequestro della statua e l'impugnazione del decreto ha dato luogo a una sentenza della Corte Costituzionale. Venerdì scorso, l'8 giugno 2018, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro, Giacomo Gasparini, ha rigettato l'opposizione dei legali del Getty Museum contro la confisca della statua. Una vittoria doppia per i fanesi, sia a livello nazionale che internazionale, come afferma il professore Berardi. Dopo giorni, mesi, anni di attesa, abbiamo avuto per l'ennesima volta una presa di posizione dello Stato italiano, quindi non è più un discorso di Alberto Berardi, non è più un discorso delle 100 città, non è più neanche un discorso del Comune dell'altro. Lo Stato dice che ci spetta spetta a noi la decisione di gestione dell'opera. E questo non era accaduto altre volte, ma hanno fatto ricorso e questa qui, la giustizia in Italia è lenta. Comunque noi non molliamo, però non ci possono essere dei fanesi che dicono il contrario. Non può essere, è una sciocchezza, è importantissimo anche per il livello nazionale, internazionale, perché quello che succede a noi spetta anche ad altre cose.